Ciao a tutti amici e benvenuti in questa nuovissima puntata di No One Survived. Come al solito io sono Morugio e non sono da solo perché qui con me abbiamo, come sempre, Braystar, detto la borraccia. No, vabbè, basta la borraccia, dai, basta adesso, basta la borraccia. Ormai andrà avanti per no, tanto. No, poi abbiamo Panic, detto l'autista. L'autista, che è ancora valida questa cosa qua. Poi abbiamo Vale, detta la cuoca. Esatto, perché adesso lei è iniziato. È iniziato prima con l'orto e poi adesso è nel giro della cucina. Quindi vuol dire una cosa, Vale. Ti dico già una cosa fondamentale, ma strafondamentale, che non è stata considerata. Di solito il cuoco lo faceva Braystar. Tu adesso hai preso le redini della cucina. Quindi sappi questa cosa qua, è una roba importantissima. Braystar non faceva mai mancare il cibo. Se ne mangiava un sacco, ma non lo lasciava mai. Cioè, c'era sempre da mangiare anche per noi. E quindi mi raccomando. E soprattutto perché Braystar mangia tanto. Braystar mangia. Allora, bisogna riconoscere le cose. Braystar mangiava tanto? Sì. Ti finiva tutte le robe nella cassa? Sì. Però le faceva anche per gli altri? Certo, infatti non abbiamo mai patito la fame nei giochi. Quindi, Vele, mi raccomando, fondamentale. Allora, in questa puntata, oltre alla Vale che cercherà di capire come fare da mangiare, perché qua bisogna capire anche come fare da mangiare. In questa puntata andiamo avanti un po' nella base, abbiamo delineato un po' le cose. Cioè, secondo anche idea di Braystar, che io appoggio questa idea di Braystar, nel piano sopra della casa facciamo i pannelli solari, quando riusciremo a farli, si intende. Quindi lasciamo il posto per i pannelli solari, che ci serviranno per, appunto, metterli tutti i pannelli solari per poi fare tutto l'impianto lì sopra, perché tanto non è che abbiamo bisogno di un sacco di roba, però dobbiamo anche trovare spazio per mettere le altre cose, che penso che le metteremo sotto e in parte anche sopra, quindi questa è l'idea. L'orto per ora lo lasciamo lì e poi vediamo, perché Braystar voleva spostarlo sopra, che è anche un'ottima idea, anche perché così sotto magari possiamo recuperare spazio per mettere altre robe. Però lo vedremo per ora in game. Allora, e nelle prossime puntate, ovviamente. Mentre Braystar va non si sa dove, non si è ben capito, però scopriremo. Panic, vuoi venire con me? Attenzione, vedete, per questo sto preparando qualcosa. Con la macchina? Così mi porti, perché è lontano. Ma pure lontano. Ragazzi, se trovate libri sull'elettrochimica o plastica o cavi, tirate su quelle cose lì, mi raccomando. Aspetta, Spanic, apro la porta. Ah, è lì, dai, Spanic, non la trovi, è lì. E comunque è parte giusta, vai, vai dritto, vai dritto. Dai, Spanic, è lì, non la vedi? Oh, c'è la lì. Macchina qua, c'è la macchina. È lì. Comunque adesso... Spanic erano belle, Adesso ci devo fare il pensiero. Sì, però è inutile in questo momento. Dove va? Cioè, ma tirato sotto, ma si può. Dove viene in questo momento? Dove va? Cioè, ma tirato sotto, ma si può. Ma certo che. Beh, non si alza più, Devi schiacciare la spalla. Non si alza lo stesso. Cioè, io non lo so, non ho parole. Io non ci avevo manco visto. Non c'ha parole, non si alza più. Un attimo, forse perché sei rimasto bloccato. Sei rimasto. Allora, mo si è alzato. Ah, dai, cavolo. Cioè, uno sta lavorando. Sono andati a vedere, adesso vi spiego cosa sono andati a vedere. Allora, praticamente hanno aggiunto i denti degli zombie. Con quelli più altre robe, non si capisce cosa, possono sbloccare delle armi particolari. Possono prendere armi particolari, basta. Con questo hanno fatto. Poi però la Vale è in giro ancora con l'arco, lo dico. Però vabbè, fa niente. Utilizzare le risorse, signori. Utilizzate le risorse. Adesso... Utilizzate le risorse, non ti cado. Gliele faccio tutte io a Spanic, poi così loro possono... Che cavolo, guarda, io utilizzare le risorse qua... Messo... No, vai giù qua. Poi così. Usa questo, va a fangir. Vai. Cavola. Cavolo, ho pure tirato sotto, ma io non lo so. È peso tanto, ma io vorrei capire. Per
cos'è che pesa tanto? Il piccone, no? La batteria, cos'è che pesa? Questo personaggio, una volta è stanco, una volta non c'ha stamina, una volta è pesante, e che cavolo, va qua. Metto 3 ore, la massima velocità consentita, per portare 5 tronchi, e che sarà mai 5 tronchi? Ma dai, cioè, non so. Dai, forza, che qua bisogna fare, bisogna andare avanti con la base, guarda qua, manca un sacco di pezzi, manca. Un sacco di roba. Però sta diventando bella, devo dire, sta diventando bella. Un po' alla volta, devo dire, che c'è quel rudere di bruttezza che però potrebbe diventare bella. Ma scusa, il tronco non l'ho preso, ma perché non me lo fa mettere? No, perché devi fare prima il pilastro lì laterale all'angolo. Dov'è il pilastro? Ma sono fatti, li vedo tutti e due? No. Occhio che cadi. Io li vedo tutti e proprio due. All'angolo. Manca all'angolo un pilastro. Qua. Io non lo non riesco, non ci arrivo. Io non ho il tronco. Mi sa che adesso cado e mi faccio. Ecco, infatti è caduto. Va. Cioè, ma io. Ma il metodo di costruzione di questo gioco fa defecare l'anima. Fa defecare l'anima. Cioè, è una roba assurda. Cioè, manco fosse chissà che cosa. Cioè, una roba mai vista. Ma dai, ma cos'è? È una roba schifosa veramente, che si sistemino sta cosa oltre a tante altre robe, quindi, ma questa poi no, qua la tavola non la fa mettere perché manca il pezzo lì, ma qua l'ha messa, taci che qua l'ha messa, vediamo qua se mette qualcosa qua, la vuoi mettere o no? No, e sono caduto dentro e fuori in mezzo, non so dove sono, ma perché, ma guarda, ma dai no, non volevo cadere, no, la sapevo, perché è veramente una cosa oscena, veramente oscena, è una roba oscena, cioè una roba mai vista, io non mi ricordo di robe fatte così schifosamente nelle costruzioni, ma anche come si incastrano i cosi, come non ti fa vedere da che parte sono le assi, cioè ok, i pilastri dovrebbero essere. Dico, non di farlo come magari adesso vado su a mettere le altre robe, dico di farlo come non so, come Seven Days to Die, come Minecraft, però cioè almeno un minimo di cioè, alla fine deve essere un gioco, non è mica il simulatore di muratori, cavolo, cioè come lì serve, come diceva Brewster, sartoria, e allora lì le fibre così forse ti possono venire in aiuto per far, perché c'è il telaio, vedi, eh sì, certo. Ma metti a fare tutti i blocchi di ferro impossibili immaginabili. Infatti, metti a fare un po'. Devo andare a fare legna. C'è il carbone? Sì. Oh, penso di sì. Sì, sì, c'è il carbone. Ma però anche la stamina, ma basta, basta. Per fare uno scattino, ragazzi, che roba, però. È una roba veramente indecente, cioè, una roba indecente. Volazzano le foglie sull'asfalto, ma boh. Oh, l'argento non l'abbiamo ancora trovato, eh. Mi sembra che ce n'era uno, forse l'ho trovato io uno. Mi pare che di averlo trovato io uno, eh. Che non lo trovo. No, non è vero, perché qua anch'io c'ho il... come cavolo si chiama? Tecnologia lì, che serve la pepita d'argento. Adesso io scriverò agli sviluppatori dicendo che la stamina devono sistemare. Cioè non è possibile sta roba. Il personaggio non è possibile. Fisico livello 5 c'ha. Fisico livello 5 non può salire di più. E fa uno scatto e stanco. È vero, secondo me non l'hanno messo a posto. Ma non esiste sta roba qua. Poi uno dirà, sì, però c'è lo zaino pieno di roba. Va bene. No, vabbè, lo zaino pieno di roba... poco fa. No, vabbè, però il cibo e l'acqua. No, ma va bene, c'è un zaino pieno di roba, va bene, ok. No, può stare, però, cavolo, cioè, non fa uno scatto di mezzo centimetro e già c'è già il fiatore, cioè, scandaloso. L'avevi detto che lo stai facendo tu? Ecco. Ho detto, carico la macchina. No, sono messo io a farlo.
No! Tu hai detto, va bene, scarico la macchina. E io ho detto, vabbè, vado a fare le frecce. Ah, ok. Quindi alla Adesso vado a fine non scaricare. è scherzo. No! Mi si è buggato il personaggio in mezzo alla cassa. Mamma mia, che rischio! Sono al 100%, ma com'è che si Ecco. raccoglievano? Ma mi sembra che è uscito fuori la. Raccolto. C'è scritto raccolto. Se c'è Io ho. scritto spalare, te lo leva, No, io ho solo spalare al momento. Allora, guarda questa qua, ad esempio. Questa qua dove sono io, la carota qua. Se vedi c'è scritto Ah, raccolto. ok, sì. Ok. Però, aspetta, sai che cosa dobbiamo capire? Prima di fare Però c'è scritto sviluppo 10%. A questa? Io non la Almeno. vedo perché sei. Vai, vai, prova a Aspetta. vedere tu. È vero, hai ragione. Ma dammi da raccogliere. Ma perché? Ma E mi ha dai. dato una carota. Allora non era sviluppata. Allora non era sviluppata. Te ne ha data una. A me l'altra volta me ne ha date 6 o 7. No, ma ascolta, a parte quello, bisogna capire una roba. Quella, ok, probabilmente ci sono piante. Ci sta, tipo i pomodori o le carote, eccetera, eccetera, che anche se non sviluppate, al massimo ti danno qualcosa. Ci può stare. Però va capita una cosa. Vedi, tipo adesso la pianta, metti al 100% che è, ok? A parte che c'è scritto luce solare 91 ed è notte, però vabbè, lasciamo perdere. Però tipo sviluppo al 100%, umidità al 100%. Se noi lasciamo lì la pianta così e non la raccogliamo perché. Attualmente è inutile perché se non sappiamo ancora cucinare è inutile raccoglierle. Cioè, perché se no abbiamo gli ingredienti, se, cioè che ci mangiamo la carota cruda, pomodoro crudo, sì, però penso che facciano di più cucinati. Quindi l'idea è, capiamo se la pianta muore, perché se la pianta non Allora, muore. io ho un'altra idea invece, perché adesso qui la Dimmi. pianta mi dà sviluppo al 100% sul pomodoro qui e mi dà solo spalare senza raccolta, Sì. mentre qui mi dà sviluppo al 10% e mi dà raccolto e si vedono anche i pomodori. Che è come prima le E si vedono carote. anche i pomodori. Ma Allora, te ne darà uno. Sicuro. sì, no, ma secondo me la pianta va al 100% di sviluppo di crescita. E poi inizia a fare. Boh. Non lo so. Ti dico, non lo so perché secondo me bisogna aspettare lo sviluppo al 100%. E allora sviluppo al 100% con tutta la roba fertile. Cioè, se sono tutti i parametri al 100%. Secondo me, a parere mio, ti dà il massimo. Ok, allora Nel aspettiamoci. senso, ti dà tutto, tutto il possibile ti dà. Se invece è di meno, lo sviluppo ti dà solo alcune parti. Alcune le puoi prendere di piante, come tipo i pomodori. La pianta dei pomodori, a parte che qua la tirerà via tutta, che è una cosa assurda. Però la pianta dei pomodori di solito. Cioè, ti fa un pomodoro, lo puoi staccare, mangiare, nel mentre lei te ne fa altri. Mentre quella della carota, no, in teoria ne fa una. Se te stacchi con una, ne è una sola. Però, vabbè, non so quanto sia affidabile sta roba nel gioco. Però io aspetterei adesso. Tant'è che, secondo me, continua a dargli da bagnare, in modo tale che rimangono umide. E poi capiamo, cioè, la cosa da capire è sicuramente se ci danno. Cioè, se resistono e poi le robe da cucinare. E sono fondamentali. Cioè, sono veramente fondamentali. Qua è un bordello costruire sopra qua il tetto lì che è una cosa spaventosa. Ma lo sto Gatling pesa un fottio perché arma di Terminator 2. Ma facciamo una cosa, mettiamolo qua, vediamo. Ok, Sì, dovrei essere è il io. Gatling che pesa un fottio. Sono pronto. Stavo cercando, il calcare non c'è, eh? Calcare. No. No, no, non l'abbiamo mai trovato il calcare, mi sembra. Porco cane, non l'ho mai tirato su per quello. Infatti l'avevo trovato anch'io e mi sono pentito di non averlo No, al preso. prossimo prendiamolo perché per fare il vetro. Ok. Il Stavo calcare per pensando. fare il vetro. Ma davvero? Sì, nel gioco sì. Ma perché? Ma perché il calcare? Ma uno usa il calcare per fare il vetro? Signori sviluppatori, allora, primissima cosa la stamina, grazie. Cioè, sistemarla perché è una roba oscena. Oscena a dir poco. E E anche il poi se cemento. riuscite, magari la sabbia vetro, sistemate alcune cose. Cioè, mi raccomando, mi raccomando. No, vabbè, ragazzi, non c'è una pepita d'argento, l'avevo trovata nell'inventario. Ce n'è una. Raystar, qua, seconda fornace. L'ho Vieni qua. messa io. No, l'ho messa io adesso. Non c'era la pepita d'argento.
era d'alluminio. Sì. No, guarda no, che no. È qua nella seconda, se ti serve fare il l'upgrade. L'argento. Esatto, no, l'upgrade, perché bisogna fare il lingotto anche. Sì, quello mi serve. E allora vai, fallo al volo, vai, te l'ho messo nella seconda fornace. Così almeno siamo a posto anche su quello, poi io lo faccio dopo, calma. Ok, allora, vediamo un po' se qua... E poi andiamo a letto. Piazzare sta parte qua del tetto, che non me la fa ancora piazzare. Caccia Eva, c'è ancora una struttura che... Mamma mia, ma che... Sparo addosso agli sviluppatori adesso. Attenzione che Bresta sta facendo il navigatore con spaniche. Questa. Quella là mi sa che andavi giusto dentro gli N... Yours. No, nei militari. Tento spaniche. Tento spaniche. Spaniche, ma alla prossima andiamo via dritti. Alla prossima? Andiamo via dritti dentro il prato, perché è un giro abbastanza lungo. Guarda la mappa. Vediamo un attimo come è qua la cosa. No, troppi alberi però ci sono. Qua scappa. Le ammonizio, scappa, vai di qua, via. Mamma quanti zombie ci sono qui. Qui dovresti girare a sinistra, se no facciamo un giro... Taglia dritto. No. No. Ci sono gli orsi là? Qua se non ricordo male, sì. Allora vai, dai, fai tutta la strada, ma è lunga da quella parte qua. Quella con l'armadio è il mio. Se c'è un tappetino davanti alla porta Ok, è il ho mio. Capito qual è la tua. Presta. Tieni a sinistra, vai dritto. Siamo così. A sinistra. Ma mi sa che... Mi sa che è il solito fermo questo qua. Penso che non ci sia niente. È di Spanic. Abbiamo detto. Vedere. Ci sono zombie davanti, eh? Il problema è che ho finito le parti serie. No. Provare a fare una cosa. No, non sprecare i colpi. No, invece sì. Perché ce n'è un altro là. No, gliel'ho messo al contrario il cartello, no. Perché? Z. No, non si può più spostare. Ma ripara, premi, demolisci. Ma. Vabbè, tanto mi ha ridato indietro le cose, per fortuna. Ma dai! Si capisce mai quella da dire. Ma che ha messo anche il tappeto? Adesso glielo facciamo il tappeto. Guardalo là. Poi glielo facciamo. Allora. Io vado in questa. Ma gli facciamo tutto. Tessuto. Tessuto ce l'abbiamo. tessuto, cioè. Nei vestiti mi pare che. Ah, cioè, nei vestiti? Sì. Ah, sì, cioè, è vero. Servì un po' di sta roba. Ma qua non sono riuscito ad entrare. Un po' di roba, c'è un bel po' di roba. Tanta, ma comunque un po' di bella roba c'è. Riesci ad aprirla? E sono i libri. Vabbè. Mi raccomando, elettrochimica. Elettrochimica volume 1, ragazzi. Ce li abbiamo tutti. Ce li abbiamo tutti, meno il 5 e l'1, ma è l'1 quello che ci serve. Io sono andato sul frigo. E te pare... Brestar, elettrochimica, non il frigo! Ma te devi trovare il libro di elettrochimica nel frigo. È frigo. Ma io non lo so, ragazzi. Cioè, ma è boh. Ma vabbè. magari sì, c'era. No, infatti. Infatti uno mette nel frigo le cose. No, infatti. Panic. Dimmi. Io te l'ho fatto il tappetino. Però ti do una brutta notizia. È al contrario. Vabbè, pazienza. Adesso lo sistemo. No, perché vabbè, se... ma io l'avevo fatto solamente per riconoscere qual era la mia stanza. Sì, no, vabbè, tranquillo. È di una penosità quel tappeto. Non si capirà neanche come devi metterlo. Dov'era? Sotto arredamento, sì. Sì, mi pare di sì. Non capisci come si mette! Vabbè, non ti preoccupare, non ci fa nulla. È uno schifo. Vediamo se è giusto così. No, è al contrario! Ma non... come fa uno a metto? Perché... Ascolta, ti metto l'altro. Ti metto il tappeto grande dentro casa. È più bello ancora. Ok. Più bello ancora, guarda. Non so se posso fare... No, non si può fare. Serve il tessuto pregiato. Cioè, abbiamo manco il tessuto pregiato. Ma va, dai. Fa ridere il pollame, fa ridere. Ma il condizionatore lo prendi? Io l'ho lasciato giù. No, lascialo giù, però. Ma vendi tutto. Vendi tutto. Vediamo se lo fa mettere. Ok, adesso la scritta è giusta. Proprio brutto. Cavolo, che roba! Guarda, cosa sto facendo? Versante, si muove il terreno mentre corro. Caccia Eva. Spara flash anche. Ma cosa sta succedendo? Ma cos'è? Gomma plastica, ho trovato.
Giovanni, qui ci sono i barili di gasolio. Fa, va lo zombie, va lo zombie. C'è una montagna di plastica. Guardalo, guarda lo zombie. Mi ha sentito, guardalo, guardalo. Sempre con sta stamina, veramente, una roba scandalosa. Ho trovato un sacco di olio. Olio. Come si fa con l'olio? Insalata. L'olio da cucina, l'olio... No, no, l'olio da... Sapevo che già che mi rispondi così. L'olio motore. Con l'olio motore. Oh cacchio, sono pieno, non mi posso muovere. Tira via questa batteria. Ho trovato qua. Funghi, tirateli su. I funghi? Sì, perché funghi. Mi sa che la Vale è l'unica cosa che può far da mangiare i funghi. No, mi dai carboidrati. Caccia, io. Oh. A noi servono tanto le proteine. Bisogna cacciare. A caccia. Ah. Oh, si è bloccato il personaggio, ma non è possibile stare. Che sto qua? Panic, se vai dentro... È senza stamina tutte le volte, sto schifo di per... Guardalo, guardalo. Mamma mia. Stai dicendo se vado dentro? Perché? Nella casa là? Fra. Allora, un attimo, mi svuoto. Sto raccogliendo dentiere, praticamente. Bravo, bravo. Solo dentiere. Poi me la prendo una spada. Prendi la spada, va. Prendi la spada, prendi... Ma quanta plastica hai trovato? Non l'ho presa tu... Non l'ho presa tutta perché non ci stava. Adesso vado a fare il secondo giro. Plastica che ci serve. Plastica. E pensa che non ho neanche finito ancora il... Plastica. Plastica che ci serve. Plastica Gugu. Ho lasciato giù anche una batteria. Tira su. Allora, ingegneria, motori, metallurgia hai detto? No? No, elettromeccanico, elettrochimica. Oh. Non sale! È salito! Sono salvo! Che cavoli! Caccia Eva! Ragazzi, sono bloccato su un tetto praticamente! Perché? È perché è suonato l'allarme e c'è tutti gli zombie della zona sono venuti qua. Buttati! Recupera la stamina manetta e poi butti di qua e via di là. Corri, corri! Piano, no, 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 ma che spara! Mamma mia, ma ci metto 3 ore a sparare sto qua! Mamma mia, ma si può fare anche allevamento? Sì, si può fare l'allevamento. Oh, la gomma non ne prendo più. Sì. A patto di trovare gli animali, visto che l'unica cosa che troviamo sono gli orsi e i lupi. Bottiglia di veleno, dentiere. E ho preso il virus. Ma vai alla grande, vai. Questo gioco dovrebbero dare il premio a chi trova il virus. Il virus, bonus. Vale, ho trovato un sacco di semi fertilizzanti. Mostro, sì. Mostro. Però per capire come cucinare, però vabbè. Però tira un su che male non fa. Beh, in realtà è abbastanza semplice, basta mettere il cibo e l'acqua e si cucina. Ah sì? Sì, ma devi sapere le ricette o... In teoria no. Ah, ok, bene. Allora possiamo fare un test anche. Fantastico. Sì, tipo con i funghi e l'acqua puoi fare tipo un stufato con la carne, poi... Perché io qua ho trovato tutto. Un sacco di pomodori... Ok. Tutto c'è, è veramente di tutto. Talmente tanto che non c'è neanche più spazio nell'inventario. Pensa un po'. Blaster, hai la tua macchina. La benzina c'è? Sì. Non va? È salito dietro. Non va. Non va. Pensa a te, è salito dietro. Non c'è una moto in sto gioco, no? Una moto servirebbe in sto gioco, capo. Una moto, capo. Mi si è scaricata anche a me le batterie. Non so, tipo con la sparo lì, con 100 di dentiere ti do la moto. Draystar, guarda dentro a sta borsa. L'ho trovato, Spanic. Altri due zaini militari. Vabbè. Roba buona, roba buona, roba buona. Prendiamo, roba buona. Qua, qua, pieno di roba. Anche qua. Sento rumore, mi sa che è di qua. Va, roba. C'era una cosa piena di cibo. Proprio qual è? Forse quella sopra questa. Sì. Ok. Poi la Vale gli servono i funghi. Ma i funghi sono in mezzo al bosco. Li sto cercando. Li trovi? Ogni tanto li trovavo io, eh. Li ho già trovati io. Sono, ci sono.
E ci sono, trovi. Io la faccio già al secondo che trovo. Vai, prova, Vale, prova. Tanto sto tornando anch'io. Acqua e funghi. C'è la tipa qua. Ma qua manca tutta la roba. Ecco forse perché non lo faccio piazzare. Manca tutta la roba. Ecco qua, manca. Cavolo, go go. Ok, tu prendi lo zaino che sta. Zaino preso. Ok, c'è vai. Pure svegliato. Spara quello là. O te ne butto per una altre. Ho fatto le verdure grigliate, forse si può fare anche con le altre verdure. Al poliziotto. Allora aspetta, guarda qua. Guarda per terra che t'ho buttato della roba e t'ho buttato anche della carne del maiale. Okay. Poi ti butto, aspetta, un pomodoro così non roviniamo la nostra pianta. La carota, la pannocchia. Lo provo con queste per ora. E nel mentre che te fai quelle. Ah, ma preso. Un attimo la stamina. Dobbiamo fare carota, carne. Ma a caso la ricetta, acqua. Tipo in Zelda, a caso la metti dentro? Provo. Ma infettato. Tipo in Zelda, a caso, butti dentro la roba a caso e quel che infezione, esce. Perdita di sangue. Non ce n'è medicina. No, non abbiamo medicine mai. Sto agenti patogeni e basta. Fatto arrosto di carne con le verdure grigliate. Quindi vabbè, torniamo in base noi. Aspetta, mentre loro fanno casino. Vai, Vale, spara, ripeti. C'è una pistola per terra, vabbè, sì. No, sono riuscito a fare l'arrosto di carne e verdure grigliate. Adesso ho provato a fare la pannocchia. Vediamo se mi fa la pannocchia. Ok. Il mais. Bene, quindi e basta che le butti dentro, ma serve l'acqua? Allora, io ce l'ho messa, ma in realtà no. Comunque mi fa verdure grigliate e arrosto. Questo è quello che cucina, vediamo. Tipo. Che non ha senso. Cioè, tipo te le butti dentro il fungo, però... c'è sotto la pentola e fai cucina? Cioè, così è. Esatto, cioè in teoria sì, adesso vediamo cosa succede. Esatto, mi dà. Tipo, se ci butto la fragola, faccio cucina. Ah no, non c'è fuoco negli ingredienti. Vabbè, giustamente non c'è fuoco. Allora, mi dà, se io metto qualsiasi verdura, mi dà verdure grigliate, mi dà carboidrati più 8. Mentre l'arrosto di carne mi dà proteine più 10. La macchina si sta rompendo, all'improvviso, boh. Come si sta rompendo? Sarà andato addosso alla pietra, dai, spamming. Guarda dove sono, secondo me c'è un bug. Guarda, non va avanti. E ci sarà una pietra sotto. Sì, è vero, hai ragione, Vale, mi ha fatto la zuppa di frutta a me. Ecco. Si blocca all'improvviso, mentre sto andando frutta. Si blocca. Pesca, arancia e la mela, così. Vediamo se mi fa una zuppa di frutta migliore rispetto a quell'altra, esatto. E l'altra c'era solo funghi, che non so perché, non c'entra niente con la frutta. Tanto io sto per morire quasi. Frutta cucinata mi ha fatto in questo caso. Vediamo se che dà pomodoro. Un pelo di più, sì, beh, insomma. Vediamo se mi fa la passata di pomodoro con il pomodoro. Fai la passata di pomodoro. E l'acqua. Cioè, È così, si fa così le robe. Un attimo, tac, 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 via. Io Spani sto quasi per morire, per l'infezione. E si fa. E vai, corri in base. Ma non so la strada. Corri, Braystar, corri. Come non sai la strada? Guarda la mappa. Braystar, corri. Tira dritto la prima a sinistra, eh? Sì. Cosa è successo, Spani? Perché la macchina si distrugge? Perché stai correndo? Perché sto per morire. Almeno muoio più allora, vicino. Allora, con 2 di acqua e un fungo ti dà la zuppa di verdure. E la macchina la lasci correre aspetta, così. Aspetta, Vale, questo. Che qua c'è un casino. Qua c'è un casino. No, stavi dicendo, Vale, scusa. Allora, con 2 di acqua e 1 di verdure mi dà la zuppa di verdure. In questo caso ho usato i funghi, però... Ah, ok. Quindi è a caso, praticamente. Praticamente. Allora, no, con 2 di acqua ti dà la zuppa. Con 2 di acqua e 1 di verdura a questo punto ti dà la zuppa. E probabilmente con 2 di acqua e 1 di carne... No, sali, che devo prendere l'altra mano. Dallo... No, ma io vado a piedi, okay, vado a prenderla io. Credo. Ma dove? C'è scritto danni all'auto e è a metà. Questa è una macchina nuova, vedete, eccolo qua. Qua c'è una macchina nuova e qua durata 18. Mi pare che arrivi fino a 100, eh. Eh sì, perché Braystar, per non morire in macchina, è sceso dalla macchina, ha lasciato correre... La macchina contro... Ma no, Braystar, ma no! E ha cominciato a correre quando arrivava tranquillamente in base con l'auto. Mamma no, non mia, ci arrivavo in base. No, ci arrivavi. Mamma mia.
Meno male che, guarda, ti è successo a te, Spani, che sta cosa. Perché se no succede a me, mi dico, sei pronto, c'è il compressor. Aspetta un attimo che qua, questo zaino qua. A te, sono contento, guarda, sono veramente contento. Okay. Invece con due di verdure e una di acqua ho fatto lo stufato che ti dà più 40 di carboidrati. Oh, ecco, vedi, perfetto, i carboidrati che ci servivano. Adesso bisogna capire le proteine anche, se riusciamo. Carne, una carne. Carne basta, ok, quindi il maiale che ti ho dato sostanzialmente. Sì, però ho fatto l'arrosto. Sì, no, no, certo, no, no, certo, certo, certo. Io vorrei capire lì sopra cosa ci va filato dentro. Ramoscello, poi ramoscello anche lì. Ramoscello, va. Adesso la Vale parte con la cucina veneta, adesso inizia a fare... Tra un po' abbiamo la cucina veneta della Vale, inizia a fare roba... Vedi? Mai vista. Ho trovato una palla di neve che però è cotone, lo dico. Sembra una palla di compensatore neve. Per mitragliatrice. Questo qua va bene per la K47. Credo di sì. Oh, no. In teoria sì, però chi lo so. Va bene, amici, questo... allora io direi che per questa puntata è tutto. Andremo avanti da qua. Bisogna sistemargli un po' la base, trovare ancora il libro che non lo troviamo, andare avanti di quel livello lì che non si sa come si fa, dobbiamo capire, in modo tale da sbloccare la parte elettrica, però abbiamo trovato un sacco di roba, siamo andati avanti, abbiamo capito la cucina, per fortuna, adesso la Vale ci fa un sacco di piatti che possiamo mangiare, intanto questi li sto tenendo in inventario, ci scende poco la freschezza, secondo me conviene cucinarli, nel caso. Bene, mi raccomando, supportate questa serie con un bel mi piace, commento, una condivisione, iscrivetevi al canale se siete già iscritti, attivate la campanella, pagina Instagram, Facebook, gruppo Telegram, sapete già. Tutti i link in descrizione, come anche la playlist di questa fantastica serie, per cui da Amorugia, da... Braystar. Ma anche da... Pani. E infine da... Ale. Ci vediamo al prossimo fottuto video, ciao a tutti. Ciao.